Per l'angolo dell'ignorante, sì, abbiamo qui con noi Luca Franchini. Perché sempre io l'ospite dell'angolo dell'ignorante? Beh, cioè, non è che possiamo variare una volta ogni tanto, no, sempre io. È un nome che sembra fatto apposta per te, Frank. Un nome è una garanzia. Poi dovresti essere felice in questi giorni. Perché? Perché alla Royal Rumble hanno vinto tutti i vecchi, gli anziani, le cariatidi, un po' come te. Grazie, vabbè, insomma, io sono anche più vecchio di Battista, se solo per quello. Però non sai fare la Battista bomb. No, non la so fare, però so fare altro. Magari lui non le sa fare le cose che so fare io. Del tipo? Parcheggiare? Wow, guarda, sono un mago dei parcheggi, questo veramente. Però dai, a casa non è che interessa molto. Cosa mi devi chiedere oggi? Qualche commento sulla Royal Rumble. Tu fai le domande e io do le risposte. Commentami la Royal Rumble con le tue opinioni. Commenta non è una domanda. Io, tu mi fai la cosa domanda. Cosa ne pensi del Royal Rumble match? Devo fare la citazione fantoziana. Una cagata. Gatta pazzesca, sicuramente uno dei Royal Rumble match più osceni della storia. Dai. Fai anche una citazione filosofica, dai. Del tipo? Quelle che hanno le tette grosse? No. No, quella non è filosofica. Vabbè. No, davvero, dai, è stato un evento che ha lasciato l'amaro in bocca. E metterci un po' di zucchero di canna? No, una canna da zucchero magari è meglio. Poi altre domande? Non so, questo Daniel Bryan con tutte le arene che cantano yes, 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 assomiglia un po' a noi, no? Che siamo in cima agli ascolti ovunque siamo, ma nessuno ci fa far niente. Beh, che noi siamo in cima agli ascolti ovunque siamo, insomma, diciamo che andiamo bene, che andiamo forti, però che nessuno ci riconosce come dei trendsetter. Perché, perché in WWE non si crede in Daniel Bryan? Cosa ha fatto? Ha ciulato la moglie del boss? No, ma ha rigato la macchina a qualcuno? Molto probabilmente perché hanno proprio un pensiero verso gli atleti che non sono grandi, grossi, alti. Vabbè, ma questa è banalità, dimmi qualcosa, capito, di ignorante. Guarda per esempio il push che stanno dando al mio uomo, a Roman Reigns. Uomo del 2014, vogliamo rimarcare, ho visto che mi avete preso per il culo per anni, visto che Roman Reigns diventerà campione nel 2014. Tecnicamente non ha ancora vinto nulla, Fa niente, però intanto ha stabilito il record di eliminazioni nella Royal Rumble, cioè, che parli dal 2001. Beh, il mio record dura dal 1976. Vabbè, ma tu quindi non fai testo. Vabbè. Senti, basta, ma vuoi tirare per le lunghe? No, sì? No, ci saranno già rotti. Quindi l'appuntamento cos'è? Non lo so, sì, vuoi chiudere con una canzoncina, un motivetto dei flatulenti, qualcosa di nuovo? A cosa stai lavorando? Sto lavorando al mio inglese. Al mio inglese. Un consiglio a tutti. Il fai da te verbale. Imparate l'inglese. L'inglese è importante. Beh, tu dovresti imparare l'italiano innanzitutto, però vabbè. Però meglio partire dall'inglese, dai. Per l'italiano ci sei tu.